Signore e signori, buonasera, benvenuti in Piazza del Popolo a Todi, seconda giornata del sesto torneo internazionale di basket in piazza. In campo, già le vedete, sono pronte le prime due squadre, il Basket Istituto Rico Fermi Perugia e il Saragozza, che danno così il via a questa seconda giornata. È stato un esordio difficile dal punto di vista del risultato per i perugini, ma non tanto dal punto di vista della resa in campo, in quanto si è visto veramente un bel quintetto, anzi di quintetti validi se ne è visti più di uno, e dopo una settimana di allenamento senz'altro non si poteva pretendere di più. Come vedete siamo già entrati nel vivo del gioco, vi dico subito che i direttori di gara sono il signor Bianchi, che ha consegnato in questo momento il pallone dell'Exinas, e il signor Cagnazzo, entrambi di Roma. La formazione in maglia bianca è il Real Saragozza, che ha concluso al secondo posto il campionato spagnolo lo scorso anno, la stagione scorsa, alle spalle del Barcellona. In maglia blu, contrariamente al solito, è l'Istituto Rico Fermi Perugia, e Manzotti che sbaglia questo contropiede invocando anche il fallo. Comunque la palla è terminata fuori ed è ugualmente in mano dei perugini in zona d'attacco. Una breve cronaca della giornata di ieri: dicevamo della sconfitta del Fermi Perugia, una sconfitta per 114 a 105 nei confronti della Chesterfield Basketball Team, la formazione allenata da John McMillan. Nel secondo incontro sono stati gli spagnoli, sorprendentemente possiamo dire, contrariamente ai pronostici della vigilia che venivano fatti qui a Todi dagli organizzatori, il Saragozza ha battuto le Cantine Riunite di Reggio Emilia, formazione di Serie 1 nel campionato italiano, allenata da Dado Lombardi. Quindi questa sera le due squadre vincenti affrontano le due squadre sconfitte ieri sera, il Saragozza in questo momento il Fermi Perugia, e al termine di questo incontro, in conclusione di serata, le Cantine Riunite di Reggio Emilia dovranno affrontare la Chesterfield Basketball Team. Frattanto sono trascorsi una manciata di secondi, siamo all'incirca 1 minuto e 20 dall'inizio dell'incontro. Il punteggio è di 4-2 in favore degli spagnoli, che hanno realizzato con Arcega e Claude Riley. Peppe Barraco va alla conclusione, il suo tiro non trova il canestro, ma c'è un fallo di Arcega. Arcega perde José Angel, è il primo fallo. C'è già un minuto di sospensione, ma sembra che dall'altavolo giungano segnali contrari, infatti si rinuncia al minuto di sospensione. 4-2 per il Saragozza, segna il tabellone, 1 minuto e mezzo giocato. Peppe Barraco in lunetta con il numero 14. Sbaglia il primo tiro libero, vediamo velocemente quali sono i due quintetti. Per il Fermi Perugia c'è in campo con il numero 15 Stan Mayu, con il numero 9 Dev Lawrence, con il numero 11 Guglielmo Dordè, con il numero 14 Pepe Barraco e con il numero 10 Augusto Manzotti. Nelle file della formazione spagnola con il numero 6 Arcega, con il numero 5 Capablo, con il numero 9 Claude Riley, vecchia conoscenza del basket italiano, ma ne parleremo più tardi, con il numero 12 Alexinas e con il numero 10 Arcega. Ci sono due omonimi in questa formazione spagnola. Frattanto è di nuovo nelle mani della squadra iberica la palla. La formazione perugina, come vedete, impostata su una difesa uomo contro uomo, ed Alexinas che cerca la conclusione in semigancio ma non lo trova. Meio lancia il contropiede verso il connazionale Lawrence, anche Barraco costringe di nuovo un fallo al numero 10 Arcega del Real Saragozza, e si appresta a salire di nuovo il lunetto. È il secondo fallo. Meglio in uno contro uno contro Alexinas, che è costretto ad usare le gambe per fermarlo. Di nuovo un fallo, quindi rimessa da lato ancora una volta in zona d'attacco per il Fermi Perugia, e Stan Mayu che l'ha effettuato. Ancora incomprensioni nel gioco sotto canestro, vedete che Jim McGregor all'inizio di questo incontro ha schierato lo stesso quintetto di ieri sera, il quintetto delle vecchie conoscenze potremmo dire. Siamo in attesa qui di vedere
all'opera i nuovi, li abbiamo visti ieri sera, Vazzoler, Salvaggi e Silvestrin, hanno fatto vedere delle buone cose. È fuori discussione che da loro si attende ancora di più, non sarebbe senz'altro giusto accontentarsi in questo momento dopo una sola settimana di preparazione. Frattanto la partita continua, Peppe Barracco per un eccesso di altruismo che non sempre lo contraddistingue ha preferito consegnare la palla a Stemmeio ad un passo del canestro, lo stesso Jim McGregor lo invita alla conclusione, la palla è terminata fuori, fortunatamente è sempre nelle mani perugine ed è Dave Lawrence, ora molto lontano canestro, che la scambia con Stemmeio che va al tiro e realizza da due punti e il secondo canestro dell'incontro che porta in parità. 4 pari dopo 3 minuti esatti di questa partita, in questa seconda giornata del sesto torneo internazionale di basket in piazza. E Capablo per Arcega, Angela Arcega, Alexines, Manzotti riesce ad intercettare la palla, meglio le la strappa delle mani, serve Barraco, no, conclude da solo a canestro, 4 punti per Stemmeio che vi ricordiamo ieri sera è stato il miglior realizzatore e del suo incontro della serata in genere con 37 punti. Alexinas. Sei pari. Dordei viene richiamato da Manzotti per raccogliere la palla. Ecco che Manzotti con le costole Arcega, Angela Arcega cerca di indirizzare verso i compagni. Dordei. Vediamo Lawrence, il canestro arriva, c'è anche il fallo, Dordei aveva perso tempo prezioso per cercare il canestro, comunque Lawrence ha fatto sì che l'azione diventasse migliore per la formazione. C'è la possibilità di realizzare 3 punti in questa azione con questo tiro libero supplementare. Mentre stiamo entrando nel quinto minuto di gioco, Lawrence 5 punti fino ad ora e 3 punti di vantaggio. Di vantaggio in favore del Fermi Perugia. Lotta sotto i tabelloni, notevole l'imprecisione, il cesto non dovrebbe essere considerato valido, vediamo l'arbitro. Cagnazzo giustamente annulla il canestro, ci sarà rimessa da lato. Armandotti rimessa da lato. E Alexinas che sbaglia, rimbalzo termina ancora nelle mani di Arcega, di Fernando Arcega che la scambia con il suo omonimo, va al tiro da 3 punti e realizza. È il primo tiro da 3 punti da 3 del numero 6, che porta in parità l'incontro, 9 pari a 4 minuti e mezzo dall'inizio, ancora Manzotti per Dordei, ancora questa sera Dordei manifesta difficoltà nel trattenere fra le mani la palla, è accaduto anche ieri sera, ancora Arcega, Manzotti. Meiu è in contropiede, ha un discreto vantaggio nei confronti degli avversari e stranamente al solito va a schiacciare la palla, lui non lo fa mai, depone sempre dolcemente la palla nel canestro, questa sera comunque ha portato di nuovo in vantaggio la sua squadra, 11-9 in favore del Fermi Perugia che cerca un po' di ottenere anche il risultato dopo aver promesso nel gioco ieri sera. 11 pari. Alexinas ha realizzato il suo quarto punto questa sera, siamo sull'11 pari, il tabellone ancora non è aggiornato, vedete 14 secondi e 57 restano ancora da giocare, 11 pari e le due formazioni sono per la prima volta attorno ai propri allenatori, Jim McGregor per il Fermi Perugia e Manuel Comas per il Saragozza. Dicevamo della sorpresa di questa squadra spagnola che è giunta in Italia con credenziali ottime, quelle che vengono dal campionato spagnolo, senz'altro il migliore dopo quello nostro, quello italiano per quanto riguarda il basket europeo, ha una vecchia conoscenza nelle sue file biancorosse, Claude Riley, gli appassionati lo ricorderanno senz'altro, 2 anni fa militare nelle file della Sebastiani Rieti, allora si chiamava Fonti Cottorella, Claude Riley faceva coppia con Sapleton lo scorso anno è riuscito a trovare la via del basket professionistico statunitense, mentre Riley, giovanissimo del 1962, ha approfittato per immigrare in Spagna, è ancora Arcega che tenta la conclusione da 3 punti ma non la riesce, non la trova Alexinas e Capablo
si contendono la palla in attacco, non fanno altro che agevolarne l'uscita fuori campo, la rimessa ancora per il Fermi Perugia, Barnacco e Lorenz, e Lorenz stesso che supera la metà campo. Sono in campo gli stessi quintetti, Dorlei non è molto preciso nella sua azione, anche lui logicamente come tutti gli altri alla ricerca della migliore condizione. Capablo per Arcega, Fernando Arcega ha realizzato il suo settimo punto ed ha portato di nuovo in vantaggio la formazione spagnola. Meglio sbaglia, il rimbalzo come sempre continua a cadere nelle sue mani e Lorenz che va a realizzare porta di nuovo in parità la situazione, anche in parità la situazione nel quale i migliori marcatori, anche Lorenz come Fernando Arcega ha realizzato 7 punti. C'è un fallo in zona d'attacco e di Angel Arcega e c'è anche il primo cambio, torna in panchina il numero 6 Fernando Arcega ed entra in campo con il numero 14 Martinez. Nelle file del Fermi Perugia per il momento non ci sono state sostituzioni. Dorday va alla conclusione, cerca l'assist, Lorenz non se ne avvede e si riprende a giocare quando mancano 13 minuti e 50 secondi al termine di questo primo tempo. E Claude Riley che da lontanissimo va alla conclusione, non trova il bersaglio, Alexinas si vede piovere la palla fra le braccia, l'intercetto di Meiu, lancia il contropiede di Manzotti, ancora Lorenz che appoggia tabellone e realizza il suo nono punto e partita alla grande Lorenz questa sera, anche lui piano piano cerca di acquistare la sua miglior forma, ieri sera ha fatto una partita per così dire di contenimento, non molto esposto in fase offensiva, cosa che invece è riuscita a fare benissimo Stan Meiu, ma d'altra parte è anche il suo mestiere, lo vedete raccogliere un nuovo rimbalzo, partire, sospingere in contropiede la sua squadra, passaggio dietro la schiena di Manzotti, lo raccoglie Edordei molto bene, con questa conclusione riesce a farsi perdonare alcune delle leggerezze commesse fino ad ora, due punti anche per Capablo, siamo 17-15 per il Fermi Perugia, diventano 19 ed ecco che giunge il nuovo minuto di sospensione chiesto da Manuel Comas, allenatore del Saragozza. Siamo a 12 minuti e 56 dalla fine del primo tempo. 19 Fermi Perugia, 15 Saragozza. 12:56 da giocare nel primo tempo. Nel Fermi 9 punti di Lorenz e 8 di Meglio. Nel Saragozza 7 punti di Arcega Verde Fernando e 4 di Alexinas. Tornano in campo i due quintetti, il più veloce è quello spagnolo, lo vedete, ha già effettuato una sostituzione rilevando Fernando Arcega con Martinez, numero 14. Nel Fermi Perugia sono ancora gli stessi 5 in campo e parte di nuovo l'azione offensiva del Saragozza. C'è una grande lotta fra Guglo Dordei e Claude Riley, mentre Capablo trova il canestro da fuori, Manzotti già in possesso di palla. Dai vai tra Dordei e Lorenz, Dordei riesce a trovare la conclusione, ha imboccato la strada giusta, ci sono voluti alcuni minuti, comunque speriamo che continui in questo senso. Di nuovo azione offensiva per il Saragozza e Martinez che scambia con Claude Riley che non trova ancora una volta il canestro da fuori. Il rimbalzo di Dave Lorenz, contropiede, Stan Meiu, sbaglia Stan Meiu, vediamo, è sempre nelle mani spagnole dei biancorossi del Saragozza il pallone. Formazione perugina è discretamente protetta in difesa, vediamo c'è Barrago su Riley, però Riley con un semigancio riesce ad evitarlo. Sono 4 i punti di Claude Riley e ancora 2 punti di vantaggio per il Fermi Perugia che è in attacco, mentre ci sono dei movimenti nella panchina perugina. Jimmy Gregor ha mandato sulla sedia di cambi Luca Silvestrin, Manzotti da 3 punti, sbaglia questa volta, ma la mira già è più giusta rispetto a quella manifestata ieri sera e già è in attacco il Saragozza con Angel Arcega. Alexinas
appoggia al Cristallo e realizza il suo sesto punto che porta in parità dopo 9 minuti le sorti dell'incontro. Siamo sul 21 pari, molto alto potremmo dire il punteggio. Basta ricordare che ieri sera il secondo incontro, quello tra Cantine Riunite di Reggio Emilia e Saragozza, è terminato alla fine del tempo 36-32. Un punteggio veramente basso rispetto a quelli che siamo abituati a seguire con la squadra di McGregor. C'è di nuovo un time out, c'è un time out per il Fermi, lo chiede Jim McGregor, ne approfitta per mandare in campo i tre nuovi, sono Luca Silvestrin, Paolo Salvaggi e Paolo Watzler, li vedete inquadrati ora con il numero 12 Luca Silvestrin, con il numero 5 Paolo Watzler e con il numero 8 Paolo Salvaggi. A disposizione di McGregor in panchina ci sono inoltre Davide Lott, Emilio Compagnoni, Marco Quagliatti e Angelo Focià. Vediamo chi è che resta in campo. Stan Mayhew resta in campo, dovrebbe arrivare anche Dave Lawrence. Così è, si alza dalla panchina Dave Lawrence. Nelle file spagnole non ci sono altri cambi, almeno da una rapida scorsa dei numeri di maglia, e si riprende con una rimessa 2. Vediamo chi sarà a saltare. Stan Mayhew. Cagnazzo dice che dovrà essere Lawrence a saltare e a contendersi la palla con Angel Arcega. La palla termina nelle mani di Alexinas, che la consegna allo stesso Angel Arcega. La penetrazione di Capablo crea dei problemi alla caviglia dello stesso spagnolo, ma vediamo comunque che riesce ugualmente a deviare fuori la palla in zona d'attacco prima di chiedere soccorso alla panchina. Comunque non si tratta di nulla di grave, si cerca di recuperare la palla che si è smarrita. Ecco, si riprende il gioco e Paolo Salvaggi. Watzler per Stan Mayhew, il tiro da 2 punti. Sono già 10 punti realizzati da Stan Mayhew, 23 Fermi Perugia, 21 Saragozza. Claude Riley, Capablo, Angel Arcega, ancora Riley. Martinez viene anticipato da Mayhew che non riesce a controllare la palla, termina di nuovo nelle mani di Capablo. Riley ancora prova da quella posizione, il terzo errore consecutivo. Mayhew, Paolo Salvaggi si alza in sospensione, lunghissima la sua conclusione, Silvestrin cerca di intercettare il pallone, non vi riesce, la formazione spagnola già in attacco, la squadra perugina ha ricomposto la sua difesa, il tiro da fuori di Capablo non sortisce effetto alcuno, cerca il recupero acrobatico Riley consegnando elegantemente la palla nelle mani di Paolo Watzler, che fa un bellissimo assist per Silvestrin, primo canestro per Silvestrin. E 4 punti di vantaggio per la formazione perugina, che ora è in difesa e costringe al fallo Paolo Salvaggi dalla penetrazione di Angel Arcega. Ci sarà una rimessa da lato, mentre movimenti nuovi ci sono nella panchina spagnola. Si prepara ad entrare in campo il numero 4 Diaz. Si riprende il gioco, abbiamo superato la metà del primo tempo, 9 minuti e mezzo da giocare. Claude Riley. Fallo di Stan Mayhew e cambio nelle file spagnole. Entra il numero 4 Diaz ed il numero 7 Lorente. Vediamo chi sarà ad uscire. Sono esattamente Capablo e Angel Arcega. Entra. Sono 2 cambi in cabina di regia. Comas, l'allenatore della Saragozza, cerca di trovare idee nuove per penetrare quella che finalmente potremo definire una difesa nella squadra perugina. E Diaz termina fuori la palla, ultimo a toccare il numero 12 maglia blu, Luca Silvestrin, che ora dovrà difendere sull'altro numero 12, quello in maglia bianca, Alexinas. Lorente, ancora Paolo Watzler, mette in risalto le sue doti andando a schiacciare. E il primo canestro per Paolo Watzler, 27 Fermi Perugia, 21 Saragozza. Da Lorente verso Diaz, verso Alexinas per Claude Riley, su di lui questa volta c'è Stan Mayhew. Forse c'è infrazione di passi,
3 secondi dice Cagnazzo, rivessa da lato in zona difensiva per il Fermi Perugia. Da Salvaggi verso l'altro Paolo Perugino, Vazzoler, si scambiano di nuovo la palla, i due, Stelmeio. Vazzoler ancora per Meio, cerca di avvicinarsi al canestro ma la sua manovra viene intercettata fallosamente dal numero 4 Diaz, il primo fallo per Diaz, 8 minuti e 47 al termine, rimessa da lato in zona d'attacco per il Fermi Perugia. Salvaggio ancora, Vazzoli in angolo per Meio, la difesa è sguarnita, il canestro giunge a punire gli spagnoli, 12 punti per Meio e sono 8 i punti di vantaggio per il Fermi Perugia che sta veramente giocando una buona partita. Non giunge il canestro, il rimbalzo di Dave Lorenz che lancia il contropiede di Diaz. Inflazione di campo, dice Bianchi, la rimessa per l'Istituto Fermi. 29-21 il punteggio. Vazzoler, ancora Silvestrin, cerca l'assist, non c'è un compagno smarcato. Meio difende la palla, che termina comunque ugualmente fuori, e per i Bianchi di Spagna, con il numero 4 Diaz. E c'è un cambio, nuovo cambio nelle file del Saragozza, torna in campo il numero 6 Fernando Arcega e entra, torna in panchina Martinez con il numero 14. La rimessa in attacco è per il Saragozza, Diaz, su di lui è Paolo Salvaggi che viene costretto di nuovo al fallo, e il secondo fallo per Salvaggi che cerca di attribuire la responsabilità al compagno di squadra. Rimessa ancora una volta in attacco per gli spagnoli, 8 minuti e 4 secondi da giocare nel primo tempo, 9 punti da recuperare per il Saragozza. Fernando Arcega per Lorente, da Lorente Alex Sinas, non giunge il canestro, c'è un nuovo fallo per Luca Silvestrin con il numero 12, è il primo fallo della serata. 2-2 per Alex Sinas. E questa volta è Alexinas che va in lunetta con il numero 12 in maglia bianca, 2 tiri liberi per lui, il primo va a bersaglio, 7 punti per Alexinas che aveva iniziato molto bene con 3 canestri consecutivi ma subito gli sono state, come si dice, prese le misure del caso. Ora 2 tiri liberi sono stati sfruttati al meglio, 2-2 dalla lunetta, il punteggio è cambiato, 23 Saragozza, 29 Fermi che ora è in attacco con Dave Lorenz e Luca Silvestrin. C'è poco movimento forse nelle manovre di attacco perugine, Meio però ha una buona mano, dalla la distanza, 14 punti realizzati, restano ancora 7 minuti e mezzo del primo tempo. Chissà che questa sera Stemmeio non possa offrire agli spettatori qui di Todi e di Teleditore Fornari un nuovo bottino cospicuo. Dave Lorenz, ...25 chi attacca, 33 chi difende. Aureli, nuovo fallo, e Dave Lorenz che viene colto in fallo, 2 tiri liberi per Claude Riley, già il terzo fallo per Dave Lorenz. E fuori il primo tiro libero di Riley, ne ha comunque un altro a disposizione e sarà l'ultimo a 7 minuti e 5 secondi dalla fine del primo tempo. Questo va a bersaglio per Riley, sono 5 punti realizzati, 26 punti ora per il Saragozza contro i 33 dell'Istituto Enrico Fermi. Lorenz non si avvede di Paolo Salvaggi alle sue spalle, ma Paolo Salvaggi si avvede di Stelmeio sotto canestro. Meio cerca una corsa fin troppo acrobatica, logicamente non giunge il canestro, ma la fortuna vuole che la palla resti nelle mani della squadra perugina in zona d'attacco.
e Paolo Vassoler che va ad effettuare la rimessa. Ci sono frattanto dei problemi al cronometro che continua a camminare e ora probabilmente ci sarà motivo per sospendere per qualche tempo la partita, visto che presumiamo il cronometro debba essere rimesso nella posizione originaria. Vedete l'allenatore della formazione spagnola Manuel Comas che sta discutendo con l'arbitro, c'è un accordo tra il tavolo degli ufficiali di gara, l'arbitro e l'allenatore della squadra spagnola. Paolo Vassoler ci saranno da recuperare in circa 5-6 secondi, dopodiché riprenderà il giusto e regolare cammino del cronometro. Lorenz per Silvestrin, ancora Lorenz e in questo momento riparte il cronometro. 13 punti per Dave Lorenz, 9 punti di nuovo di vantaggio per la squadra perugina, massimo vantaggio, l'assist è per Arcega, Arcega realizza, Silvestrin difende la palla ma la indirizza fin troppo male verso Meio, Alexinas conclude da solo dopo aver recuperato il pallone, 10 punti per Alexinas. Stelmeio, sono 16 ora. 16 punti per lui, il bottino personale di Stelmeio, sono 16 punti, 6 minuti esatti al termine del primo tempo, con 30 punti per chi attacca e 37 per chi si difende. Claude Riley, e c'è il fallo di Davide Lott che frattanto è entrato in campo a sostituire Paolo Salvaggi. Un tiro più uno per Claude Riley, il Fermi Perugia ha esaurito il bonus dei 7 falli. Uno più uno dice Cagnazzo, Bianchi gli consegna la palla e Cagnazzo lo consegna a Claude Riley. Un tiro più uno quindi, 5 minuti e 55 secondi da giocare, si brucia la possibilità della seconda conclusione e c'è un fallo evitabilissimo da parte di Fernando Arcega, il secondo fallo per lui. Meiu chiede il fallo intenzionale, Bianchi non è del suo avviso. Lott per Lorenz. Ancora Lott, Silvestrin, è corto il suo tiro, la palla è di nuovo nelle mani di Dave Lorenz, è corto anche questa volta, rimbalzo di Riley che serve Arcega per Lorente, da Lorente a Alexinas, sbaglia Alexinas, la deviazione a canestro di Riley non trova i due punti, ancora Riley, questa volta ve la depone di forza, sono 7 punti per Riley, 32 chi difende, 37 chi attacca, 5 punti il vantaggio del Fermi. Stelmeio questa volta forza il tiro, Lorenz appoggia tabellone ma sbaglia, Luca Silvestrin dall'alto di suoi 2,08 metri realizza il canestro e dopo questo minuto di sospensione tornerà in lunetta per un tiro libero. 5 minuti e 7 secondi da giocare, il punteggio vede 39 istituto Fermi Perugia e 32 Saragozza. Fino ad ora la situazione per i marcatori vede nelle file dell'istituto Fermi Vassoler con 2 punti, 13 Lorenz, 4 Dordei, 4 Silvestrin, 16 Meio. Nelle file della formazione spagnola 4 punti per Capablo, Fernando Arcega ne ha realizzati 11, 7 Claude Riley, 10 punti Alexinas e niente più. Sono già pronti i due quintetti a riprendere il gioco, Luca Silvestrin si appresta al tiro libero. È buono. 5 punti per lui. È il quinto punto, quello realizzato da Silvestrin, mentre McGregor ha ordinato 42, il suo gioco, il pressing. Da Diaz a Riley, il fallo di Stan Meiu. Vediamo di quale fallo si tratta, il secondo, mentre tre falli ha già Dave Lorenz. 5 minuti scarsi
restano da giocare in questo primo tempo. Claude Riley è già in lunetta per 1 più 1. Vediamo se questa volta la sua mira sarà migliore rispetto all'occasione precedente. Sì, così è Riley, lo realizza il primo, quindi conquista il diritto a tentare per la seconda volta. Anche il secondo è avversario, 9 punti per Riley. 34 Saragozza, 40 Istituto Fermi, che in attacco Lott riesce a difendere la palla e ad indirizzarla verso Sten Meio, che fa saltare Diaz e poi si prepara il tiro. Meio. I due punti giungono puntuali. Diaz. Ancora Riley. Evita Silvestrin, ma Silvestrin stesso indirizza la palla verso Lott, da lui verso Watzler. Watzler fa tutto da solo, riceve anche la stoppata, la palla termina fuori. Rimessa in zona d'attacco per la formazione perugina, lo stesso Watzler. Questa volta la gittata degli assist di Silvestrin pensiamo sia fin troppo lunga. Ieri sera ci aveva deliziato con alcuni passaggi smarcanti, ma senz'altro non erano di 7-8 metri come in questo caso, erano di una gittata minore e giungevano logicamente puntuali al bersaglio. Alexinas dalla media distanza trova il canestro, sono 12 punti per Alexinas, si riduce il margine di vantaggio del Fermi Perugia, sono ora 6 punti, 36 a 42, logicamente diventano 44 con Meiu che va a realizzare i suoi 20 punti. 4 minuti restano da giocare in questo primo tempo, 36 chi attacca, 44 chi si difende. Lorente sbaglia, Lorente, rimbalzo di Diaz, il canestro arriva nonostante l'interferenza e il tentativo di stoppata di Meio. Per Diaz il primo canestro, due punti 44 a 38 il che portano a 38 il bottino della squadra spagnola. Dave Lawrence trova Paolo Watzler, non si fa pregare il tiro è fuori misura, rimbalzo di Meio, c'è il fallo, c'è il canestro e c'è un fallo tecnico. Vediamo se il cesto è da convalidare, il canestro è valido, dice Cagnazzo, 22 punti e due falli per il numero 6, Arcega Fernando, che un fallo l'ha fatto su Lorenz al tiro, su Meio al tiro, un secondo fallo l'ha fatto criticando pesantemente la decisione arbitrale, e così sono 5 falli anzitempo e a 3 minuti e 27 secondi dalla fine del primo tempo Meio ha raggiunto quota 23 e Fernando Arcega quota 5, ma nei falli, fuori causa uno degli uomini base della formazione spagnola. Il Fermi Perugia sta reggendo veramente molto bene, sorprendentemente possiamo dire. Va anche in contropiede Dave Lawrence. Dominio assoluto del campo, un dominio non troppo facile, ben contrastato dagli spagnoli, che però trovano difficoltà nell'attaccare. Finalmente una difesa della squadra perugina, Claude Riley continua a sbagliare dalla distanza, mentre è positivo da sotto canestro, Lott mantiene in campo una palla e preferisce consegnarla a Riley. Riley a sua volta la consegna a Silvestrin, da Silvestrin a Dave Lawrence a Meio e sono 27 punti. Potrebbe diventare davvero uno show se questi spagnoli non si decideranno prima o poi a trovare un argine a questa furia scatenata di Sten Meio, che lo ricordiamo ha realizzato 27 punti in 17 minuti e mezzo. Alexinas, molto preciso Alexinas dalla media distanza, contrariamente al suo compagno di squadra Riley. Parte di nuovo il Fermi Perugia, che ora ha 11 punti di vantaggio, aveva raggiunto il massimo vantaggio a quota 13. Da Silvestrin a Watzler, che trova un corridoio veramente molto libero e costringe al fallo Diaz. Si dispera Diaz. Secondo fallo per Diaz, due tiri liberi per Watzler, mentre Paolo Salvaggi torna in campo e in panchina a sedere va Davide Lott. Watzler realizza il primo tiro libero, 3 punti. 2:07 da giocare.
e diventano 4-2 su 2 dalle Leonette, di nuovo massimo vantaggio per l'Istituto Fermi Perugia, 2 minuti esatti dalla fine della prima parte dell'incontro, 53 che si difende, 40 che attacca. Alexinas, su di lui è Silvestrini, il tiro di Alexinas va a buon fine, 16 punti per Alexinas, senz'altro il migliore della sua squadra. Vazzoler, il tiro di Vazzoler, i 2 punti non arrivano, la deviazione di Silvestrini non trova il bersaglio e Vazzoler che riceve di nuovo la palla, ci sono un po' di colpi proibiti, il fallo è di Claude Riley e il secondo fallo e il lunetta di nuovo va Paolo Vazzoler. Primo fallo per Riley, scusate, Vazzoler e il lunetta, il primo tiro che va a bersaglio, 5 punti per il neo perugino. Diventano 6, 4 su 4 dalla lunetta, quindi sembra cambiata la musica nelle file perugine per quanto riguarda la conclusione dalla linea di tiro libero. Ancora la grinta di Vazzoler fa recuperare una palla, altri 2 punti per Paolo Vazzoler, non c'è che dire, c'è stato un buon mercato, quello compiuto e portato a termine dal presidente Lamberto Fornari con l'aiuto del direttore sportivo Tiberio Mastria. Di nuovo rimessa da fondo per i perugini, 1:10 da giocare, 13 punti di vantaggio per i Fermi Perugia, ne aveva fin 15 pochi secondi fa. C'è un fallo, il fallo di Martinez. Ah no, scusate, si tratta di fallo in attacco di Dave Lawrence. Le indicazioni dell'arbitro di Bianca avevano tratto in inganno. Fallo in attacco per Dave Lawrence, rimessa da lato in quanto il possesso di palla era per l'Istituto Fermi Perugia. C'è un nuovo cambio, questa volta è inevitabile, Lawrence ha commesso il suo 4° fallo. Dave Lawrence lascia il campo accompagnato da un applauso non molto deciso da parte del pubblico, che ha realizzato 15 punti, Dave Lawrence, e siamo a 60 secondi esatti dalla fine. Claude Riley continua a sbagliare e continua a tirare, possiamo dire fortunatamente per il Fermi Perugia. Paolo Vazzoler si arresta, va al tiro, sbaglia il rimbalzo di Gugu Dordei che indirizza la palla verso l'altro Paolo Salvaggi. Il contropiede del Saragosta viene arrestato con l'infrazione di passi da parte di Lorente. ...35 secondi da giocare con la palla nelle mani di Silvestrin, l'assist per Stelmeio e mantenuta in campo la palla, bravissimo Paolo Salvaggi. 2 punti per Salvaggi, 15 punti di vantaggio a 20 secondi dal termine per il Fermi Perugia. Nuovo fallo, questa volta c'è un fallo a Dordè. È Guglielmo Dordè che commette fallo. 1+1 per Claude Riley, vediamo di che fallo si tratta per Dordei, dovrebbe essere il primo. Claude Riley realizza il primo tiro libero, sono 10 punti. Seconda ed ultima opportunità dalla linea di tiro libero. Non la sfrutta, la palla viene deviata fuori da Luca Silvestrin, non riesce a tenerla in campo Stemmeio, la rimessa da lato è ancora per il Saragozza in maglia bianca, 18 secondi da giocare, quando il Fermi ha un vantaggio di 14 punti. Diaz ha il suo da fare per liberarsi dalla difesa di Vazzoler. Martinez fuori la palla, ultimo a toccare è stato lo spagnolo, quindi rimessa in difesa per il Fermi Perugia e Paolo Salvaggi che l'effetto gli si avvicina. Vazzoler a scambiare la palla, Dordei, 4 secondi da giocare, Silvestrin, l'assist di Silvestrin, la palla indirizzata da Vazzoler verso il canestro, giunge troppo tardi, la sirena arriva, 59-45 in favore del Fermi Perugia. Vediamo velocemente il tabellino,
8 punti Vattoler, 2 Salvaggi, 15 Lorenz, 4 Dordei, 5 Silvestrin, 27 Stemmeio nelle file del Saragozza, 2 punti Diaz, 4 Capablo, 11 Fernando Arsega, 2 Lorente, 10 Rayley, Angel Arsega nessuno, 16 punti Alexinas. A risentirci tra pochi minuti per la cronaca del secondo tempo. Secondo tempo di Istituto Fermi Perugia Saragozza, primo incontro di questa seconda giornata del sesto torneo internazionale di basket in piazza città di Todi. È ripreso il gioco in questo momento, vi ricordiamo il punteggio dei primi 20 minuti, 45 Saragozza ora in attacco, 59 Istituto Fermi Perugia. Alexinas. Il cesto di Alexinas giunge, giunge anche il fallo di Silvestrin, 18 punti per Alexinas. Vediamo velocemente quelli che sono i due quintetti in campo. Nelle file del Fermi Perugia abbiamo Luca Silvestrin, Gugu Dordei, Ago Manzotti, Peppe Barraco e Sten Meiu, mentre Alexinas porta con questo tiro libero il suo punteggio personale a 19 e quello della sua squadra a 48. Nelle file del Saragozza con il numero 7 Lorente, con il numero 4 Diaz, con il numero 8 Claude Riley, con il numero 12 Alexinas e con il numero 14 Martinez. E lo stesso Lorente che porta avanti la sua squadra, Diaz, su di lui è Peppe Barraco. Alexinas viene colto in fallo d'attacco, blocco irregolare con la sua mole, può permettersi questo ed altro. Riprende il gioco e sono trascorsi 45 secondi dall'inizio di questi secondi 20 minuti. E Gugu Dordei, su di lui è Claude Liri, marcamento individuale anche per il Saragozza. Barraco cerca la conclusione ma trova soltanto Luca Silvestrin in infrazione di 3 secondi. Diaz supera la metà campo Llorente, ancora Alexinas, la sua precisione dalla distanza questa volta non trova il canestro. Barraco, fa tutto solo Barraco, perde anche palla, Silvestrin si tuffa per recuperarla, la conclusione dalla distanza di Manzotti favorisce il rimbalzo del contropiede di Llorente. Llorente sbaglia, relay e c'è un fallo, è Manzotti che viene colto in fallo, Barraco, scusate, ci saranno due tiri liberi, dice rimessa da lato Cagnazzo, così sarà, rimessa in zona d'attacco per il Saragozza, è già ripreso il gioco, Alexinas si gira. In controtempo evita la braille, le braccia protese di Silvestrin, porta 21 il suo bottino personale, molto positivo il suo incontro fino a questo momento. Silvestrin, assist per Sten Meiu, si gira Meiu, recupera il rimbalzo, terzo rimbalzo consecutivo. Ci sono delle spiegazioni tra Manzotti e Alexinas che va un po' per le spicce. Calma anche del pubblico. Si riprende finalmente. 18 minuti e 20 secondi da giocare. 61 Fermi Perugia, 50 Saragozza, che in questi primi istanti di gioco ha ridotto il suo margine di svantaggio. Il lancio di Manzotti per Barraco è troppo lungo, favorisce il recupero di Lorente che supera la metà campo, su di lui è già pronto Manzotti, Diaz, Martinez e c'è il fallo di Barraco. C'è un fallo a Barraco, è il secondo fallo. La rimessa di Diaz per Llorente, ancora Martinez, cerca Alexinas, si destreggia molto bene Alexinas, Diaz il tiro da 3 punti, ma è fuori misura, rimbalzo di Martinez che indirizza verso l'arbitro, rimessa dalla zona di difesa per il Fermi Perugia, già Manzotti che è in attacco, difesa schierata per gli spagnoli, Silvestrin, Barraco, ancora Sten Meiu, sbaglia Sten Meiu ma recupera logicamente il rimbalzo, la conclusione di Sten Meiu termina fuori la palla, rimessa per i bianchi di Saragozza.
Alex Sinas in una posizione un po' insolita per lui. Consegna subito la palla a Llorente, da Llorente a Claude Riley, Diaz, ancora Llorente. La penetrazione di Llorente scarica su Diaz, il suo tiro dalla distanza trova i due punti. 4 punti per Diaz e di nuovo in attacco il Fermi Perugia. Perde palla, ma il caso vuole che la palla torni di nuovo nelle mani del Fermi Perugia. Dordei, Manzotti, sbaglia Manzotti. Vediamo che Dordei si vede capitare la palla fra le mani. Frattanto c'è un po' di nervosismo, almeno ci appare, in campo tra i concorrenti, tra i giocatori. E come vedete, chi ne fa le spese? E Alex Sinas, che viene colpito da una leggera gomitata di Stelmeio, ma quando si tratta di giocatori di 2,3-2,4 m non sappiamo fino a che punto possa essere leggera. Protesta nella panchina dei focosi spagnoli. Cagnazzo si spiega. C'è un time out richiesto dal Fermi. McGregor fa placare gli animi con un minuto di sospensione, ma probabilmente gli spagnoli decideranno di cambiare un po' tattica, in quanto il primo tempo che ha visto le due squadre giocare a pallacanestro, possiamo dire, abbiamo visto nettamente in vantaggio la squadra di Jim McGregor. Questo secondo tempo deve per forza di cose far vedere un nuovo Saragozza, in quanto il Saragozza che ieri sera ha battuto le Cantine Riunite di Dado Lombardi è una squadra ben diversa da quella che stiamo vedendo questa sera. Si riprende, si riprenderà con una rimessa in zona d'attacco del Fermi Perugia. Stelmeio era sulla linea di tiro libero. Manzotti ancora per Barraco, da Barraco in angolo per Silvestrin, penetrazione di Silvestrin e fallo dello stesso Silvestrin. Terzo fallo. Frattanto sono 9 le lunghezze di vantaggio del Fermi Perugia, la palla è nelle mani di Claude Riley che fa sì che diventino 7. 12 punti per Claude Riley, 61 chi attacca, 54 chi difende. Barraco, un assist per Stelmeio. Si gira Stelmeio, nuovo fallo. Fondamento a Stelmeio. Questa volta è di Stelmeio il fallo in attacco. Sedici minuti e venti da giocare. Diaz, l'anticipo di Silvestrin è valido ma non fino in fondo. Riley, 14 punti per Riley. Si avvicinano di nuovo gli spagnoli alla squadra perugina. 56 Saragozza, 61 Istituto Fermi. Stelmeio, sono 29 i punti per Stelmeio. Llorente va a concludere ma sbaglia. Silvestrin è pronto a sospingere in avanti Barraco, da Barraco a Stelmeio. Meio costringe al fallo Diaz. Per Diaz è il terzo fallo. Di nuovo rimessa in zona d'attacco per l'Istituto Enrico Fermi Perugia. Quando mancano 15 minuti e 43 secondi al termine, i perugini danno un vantaggio di 7 punti, diventano 9 ora con Manzotti che coglie di sorpresa tutti. Riley, si gira Riley, su di lui è Dordei, il canestro non arriva, rimbalzo di Pepe Barraco, lancia il contropiede ma la difesa spagnola ci mette una pezza e Diaz che va a Llorente, da Llorente a Lexinas. Riley controlla la palla anche se con qualche difficoltà e Diaz che porta a 6 il suo bottino personale. 15 minuti esatti restano da giocare di questo incontro, seconda giornata del sesto torneo di basket in piazza Città di Todi. Silvestrin, questa volta il fallo è del difensore, e Diaz, quarto fallo per Diaz. E c'è un cambio chiesto da Manuel Comas, allenatore del Saragozza. In campo
va il numero 5 Capablo, che abbiamo visto nel quintetto d'inizio della formazione iberica. Baracco è già pronto a riprendere il gioco dall'angolo, si fa vedere Sten meglio, formazione e fuori misura il tiro da tre punti di Manzotti. Ancora Llorente, viene arrestato fallosamente Dago Manzotti. La rimessa sarà ancora una volta da lato per il Saragozza. Primo fallo. Llorente ancora, su di lui è sempre Manzotti, cerca Alexinas, Silvestrin, si gira Alexinas, cerca la conclusione, ma il tiro è forzato. Stelmeio, assist per Silvestrin, che non si fa cogliere di sorpresa e manda canestro. Sono 67 punti del Fermi contro i 58 del Saragozza, 9 punti di vantaggio per la squadra di Jim McGregor, che ricordiamo è alla sua seconda partita di questa stagione agonistica 85-86. Il canestro di Alexinas non è valido, c'è il quarto fallo di Luca Silvestrin. 58, 14 e 19 da giocare. Capablo, Rili, sbaglia Rili, continua nella sua performance negativa dai tiri dalla distanza. Dordei appoggia tabellone ma non arriva nemmeno in questo caso il canestro. Manzotti fa sì che Stenmeio recuperi il pallone e lo indirizzi verso la retina. 31 punti per Stenmeio e un minuto di sospensione per il Saragozza, chiesto da Manuel Comas. 14 minuti e 2 secondi da giocare, 69 istituto Fermi, 58 Saragozza. Vi ricordiamo che al termine di questo incontro saranno gli americani della Chesterfield Basketball Team ad entrare in campo per affrontare le cantine riunite di Reggio Emilia, formazione di Serie 1 che porta avanti la sua preparazione questa sera, in questi tre giorni tuderte. Questa sera il clima che accoglie questo torneo di basket in piazza qui a Todi è senz'altro diverso rispetto a quello di ieri sera. Ieri sera un vento freddo ha fatto trovare delle difficoltà a chi stava in campo a giocare e a chi era sulle tribune ad assistere allo spettacolo. Comunque si riprende la partita, 14 minuti e 2 secondi da giocare, ve lo ricordo. 69 Fermi Perugia, 58 Saragozza, che ora in attacco con Llorente. Ancora Capablo per Claude Rili, il suo tiro dalla distanza trova la stessa sorte del solito. Questa volta però Rili raccoglie il rimbalzo e manda a canestro, il fallo è di Stenmeio. 20, sono 16 punti per Claude Riley e sono 4 i falli per Stenmeio. Frattanto è pronto ad entrare in campo Emidio Compagnoni, vediamo chi sarà ad essere sostituito, è Luca Silvestrin. Luca Silvestrin ha 4 falli, McGregor deve anche pensare agli ultimi minuti della partita. È buono il tiro libero di Claude Riley, sono 17 punti per lui ed è Gugu Dordei che supera la metà campo. Stenmeio, Manzotti, Dordei riesce a difendere la palla con qualche difficoltà. Stenmeio cerca la conclusione, non trova il canestro, il rimbalzo di Riley. Si ricompone la difesa perugina, Llorente ancora per Martinez, il tiro di Martinez non va a canestro, Alexinas trova il canestro e il fallo di Dordei. Alexinas si dimostra un po' insofferente, non sappiamo per quale motivo. L'allenatore del Saragozza, Manuel Comas, va in campo a cercare di placare un po' questa insofferenza del suo giocatore, che ora è in lunetta, ha realizzato 2 punti, questo è un tiro libero supplementare, rimbalzo di Emidio Compagnoni. Proprio da Compagnoni ci si attende quest'anno di vedere qualche cosa di più.
ora nell'età giusta per trasformarsi da promessa in realtà. Ancora Compagnoni per Manzotti, appoggia il cristallo Manzotti, non giunge il canestro. Lorente, ancora Alexinas. Sono 25 punti per Alexinas e 4 punti da recuperare per la squadra spagnola, con Dordei che cerca il tiro da lontano, fin troppo lontano per lui. Sono 6 punti comunque per Dordei. 71 istituto Fermi, Perugia 65. 12-51 da giocare. Saragozza, ora in attacco la squadra spagnola, siamo a 12 minuti e 45 secondi da giocare. Claude Riley va al tiro, sbaglia ancora una volta, ma per fortuna sua c'è Alexinas che trova il tap-in vincente. 27 punti per Alexinas, che si avvia ad insidiare la poltrona di miglior realizzatore dell'incontro, che è saldamente, almeno per ora, nelle mani di Stan Mayhew. Frattanto c'è un fallo di Capablo su Varraco. Mayhew, miglior realizzatore dell'incontro, va in panchina sostituito da Dave Lawrence. Mayhew va in panchina con 31 punti come bottino personale. Manzotti cerca spazio per il tiro, non lo trova, riesce a servire Compagnoni. Anche Compagnoni si destreggia nelle maglie della difesa spagnola, ma la palla è per i bianchi. E la conclusione vincente di Capablo, 6 punti per lui. Compagnoni si rifugia in rimessa 2 Llorente, e ora sarà l'arbitro Cagnazzo che alzerà la palla tra i due a 12 minuti e 5 secondi dalla fine dell'incontro. 69 Saragozza, 71 Fermi Perugia. Il Saragozza è ad un passo dal compimento della rimonta, termina fuori la palla, e ancora per gli spagnoli. 12 minuti e 3 secondi da giocare, quando Capablo indirizza verso Alexinas, da Alexinas a Martinez. Ancora Alexinas, in pressione di 3 secondi, ma il tiro di Alexinas era fuori misura. C'è un nuovo cambio, tornano in campo Paolo Salvaggi e Paolo Vazzoler, ed in panchina vanno a sedersi Giuseppe Barracco e Augusto Manzotti, entrambi alla ricerca della condizione migliore. È rientrato anche Vazzoler. Compagnoni, Salvaggi, Dordei, Lawrence. Non giunge il canestro, la palla termina fuori. La rimessa sarà per l'istituto Enrico Fermi dall'angolo in zona d'attacco. 11 minuti e 45 secondi, 71 che attacca, 69 che si difende. Dordei non trova un compagno smarcato, si lo trova in Vazzoler. Da Vazzoler il dai e vai con Dordei costringe al fallo Claude Riley. C'è un fallo a Riley. Per Riley il secondo fallo. La rimessa è da lato. Ancora una volta dall'angolo in zona d'attacco è Paolo Salvaggi, che si appresta ad effettuarla per Compagnoni. Ancora Salvaggi. Dordei. Dordei. Molto buona la conclusione di Dordei. 8 punti di Dordei. E di nuovo 4 punti da recuperare per gli spagnoli, che sono in attacco con il numero 5 Capablo, cerca il tiro da 3 punti, e c'è il fallo di Compagnoni che cerca di intercettare Alexinas. È il primo fallo per lui. 1 più 1, l'istituto Fermi ha già esaurito il bonus dei 7 falli. Un tiro più 1 per Alexinas. Fino ad ora Alexinas ha realizzato 27 punti. Diventano 28, possibilità per il secondo tiro libero. Non ne accennano a placarsi gli animi in campo. Ancora un tiro per Alexina. Ma senz'altro, finché continua su questo livello non c'è niente di preoccupante, l'importante è che non succeda qualcosa di peggio. Alexinas fa riprendere il gioco. 29 punti, 71 Saragozza, 73 Fermi Perugia. Compagnoni
forza fin troppo un tiro e c'è un nuovo fallo, questo fallo di Capablo. Secondo fallo per Capablo, di nuovo rimessa da lato per il Fermi Perugia. Compagnoni per Salvaggi, Vazzoler, ancora Dordei, sul fondo per Compagnoni, Lorenz riesce a difendersi e costringe al fallo Martinez, il cesto è valido. Per Lorenz sono 17 punti. Un nuovo tiro libero per Dave Lawrence, ma McGregor chiama tutti a sé per un minuto di sospensione. Facciamo il punto della situazione, siamo 11 minuti, 10 minuti e 57 secondi dalla fine, con il Fermi Perugia che ha 4 punti di vantaggio, 75 contro i 71 punti del Saragozza. Miglior realizzatore fino a questo momento è Stan Meiu, che è attualmente in panchina gravato di 4 falli, ha realizzato 31 punti di cui 25 nei primi 20 minuti di gioco. Con 17 punti c'è Dave Lawrence. Nelle file del Saragozza sono 29 i punti di Alexinas, 17 quelli di Claude Riley, 11 quelli di Fernando Arcega. Gli spagnoli sono già pronti a riprendere il gioco. Lorenz si avvia verso la linea di tiro libero per effettuare il tiro supplementare, frutto del fallo di Martinez nei suoi confronti. Il canestro è stato realizzato. Un tiro per Lorenz fuori misura, rimessa direttamente per il Saragozza e Capablo che l'effettua per Llorente. Llorente supera la metà campo, è già pronto ad attenderlo Paolo Salvaggi. Ancora Capablo, Claude Riley. Compagnoni ha senz'altro un compito difficile e c'è un fallo in zona d'attacco di Claude Riley che spinge in zona d'attacco. Terzo fallo per Claude Riley. Chiede spiegazioni, come quasi sempre in questo caso. Comunque ci sarà un tiro più uno questa volta per il Fermi Perugia, anche il Saragozza ha esaurito il bonus dei 7 falli. Si sostituisce ad Ordei Vazzoler. Uno più uno a 10 minuti e 42 secondi dalla fine dell'incontro. Vazzoler sbaglia, si era rivelato molto preciso nelle precedenti occasioni dalla lunetta. C'è un fallo. Il fallo del numero 5 Vazzoler. Uno più uno. E sono ora gli spagnoli a andare in lunetta, si spezzette il gioco come sempre in questi casi. Ma d'altra parte non può essere altrimenti. Llorente in lunetta, un tiro più uno, 75 a 72 ora per... Ancora un tiro a sua disposizione. 72 punti per il Saragozza, sono 3 punti di Llorente. Vediamo questa sua seconda conclusione dalla lunetta. Va a bersaglio, sono 4 punti e ancora 2 punti da recuperare o 2 punti da difendere per il Fermi. Salvaggi per un pelo, non si fa soffiare la palla da lo stesso Llorente. Bravissimo Paolo Vazzoler. Altrettanto bravo anche Dordei nella conclusione a canestro. 10 punti per Dordei e ci avviciniamo alla metà della ripresa. Ancora Diaz e Llorente, scusate, per Alexinas. Llorente si avvicina a canestro, cerca insistentemente Capablo. 8 punti per Capablo e siamo entrati nella seconda metà della ripresa con il punteggio di 77 Fermi Perugia, 75 Saragozza. Dave Lawrence, Paolo Vazzoler, ancora Dave Lawrence, su di lui Alexinas, c'è il fallo di Alexinas. 2 tiri liberi per Dave Lawrence, si tratta del quarto fallo per Alexinas. Si bilancia in un certo senso la situazione falli tra le due formazioni, che vede senz'altro penalizzata la squadra perugina, che ha sia Silvestrin che Lawrence che Stan Meiu con 4 falli, ma certamente anche nelle file spagnole l'allenatore Manuel Comas deve fare i conti con i 4 falli di Claude Riley e di Alexinas. Frattanto Lawrence ha realizzato il primo tiro libero, sono 18 punti per lui. Diventano 19, 2
19, il bottino personale. Su due dalla lunetta, 9 minuti e mezzo da giocare con Salvaggi, marcamento aggressivo, non troppo, nei confronti di Llorente. Ci sono dei problemi ancora una volta. Compagnoni viene colto in fallo. Si alzano in molti dalla panchina perugina, chiedono spiegazioni all'arbitro Cagnazzo. Vediamo che Cagnazzo sta parlando con Tiberio Mastria e con Paolo Salvaggi. Dall'atteggiamento sembra che tutto sia stato chiarito, speriamo sia la volta buona. 9 minuti e mezzo da giocare, 1 più 1 per Diaz. Realizza il primo Diaz, 7 punti, 76 punti per il Saragozza, 79 per l'Istituto Fermi, diventano 77 ora per il Saragozza, e ci sono sempre le due lunghezze che dividono le due formazioni. Dordei da lontanissimo pesca il jolly, possiamo dire, e trova un canestro insperato. 12 punti per Dordei, che ha senz'altro migliorato il suo rendimento nel corso di questo incontro. Si impegna moltissimo in campo, lo vedete, nel difendere su Claudio Rilli. I compagnoni strappano un rimbalzo altissimo, riesce Vastoler a mantenere la palla in campo, si rialza con uno scatto veramente felino. Dordei ancora, questa volta è corto il tiro, c'è un fallo di Diaz. Il fallo è di Diaz, vediamo i due tiri liberi per Dordei. Ed un nuovo spagnolo esce, e Diaz è il secondo. Vi ricordiamo che il primo ad uscire è stato Fernando Arcega. Fernando Arcega, che è uscito fin già nel primo tempo per raggiunto limite di falli, colpito anche di un fallo tecnico, cosa che accade raramente in questi tornei estivi, non che non ve ne sia bisogno, ma di solito si cerca di sorvolare. Dordei, molto buono Dordei, senz'altro uno dei migliori questa sera nella formazione perugina, anche se lo ripetiamo all'inizio aveva lasciato un po' a desiderare. 2 su 2 per Dordei, 14 punti, e sono ora 6 le lunghezze di vantaggio per il Fermi Perugia, che riacquista una certa tranquillità. 77 che attacca, 83 che difende. Paolo Vastoler, infrazione di passi di Lorenz, e Dordei cade a terra. Ha tutta l'intenzione di volersi riposare un po', anche se la caduta non è stata di quelle leggere. Si precipita il dottor Borini ed il massaggiatore Rocchi della squadra perugina. Ancora in avanti il Saragozza e Llorente per Riley. Ancora Llorente, 8 minuti e mezzo da giocare. Capablo per Llorente, il suo tiro trova il bersaglio, 6 punti per Llorente. Ancora avanti Salvaggi verso Lorenz, che si vede sfuggire la palla, forse a causa di un rimbalzo fasullo sul terreno di gioco. Comunque si riprende, ancora di nuovo in avanti il Saragozza. Su Llorente Paolo Salvaggi, rimessa a 2. Si evitano ulteriori problemi con questa decisione arbitrale. Rimessa a 2 tra il numero 7 del Saragozza Llorente e il numero 8 del Fermi Perugia Paolo Salvaggi. Siamo a 8 minuti ed 8 secondi dalla fine dell'incontro, con il Fermi Perugia che ha 4 punti di vantaggio sul Saragozza. Rimessa bianca, rimessa del Saragozza. Da Llorente verso Capablo, ancora Llorente che supera la metà campo, si accinge ad un nuovo duello con Salvaggi, lo evita scambiando con Rilli e poi con lo stesso Capablo. Alexinas, Vastoler va in anticipo su di lui, c'è un fallo, e di Paolo Vastoler. E il secondo fallo, 1 più 1 da Llorente per Alexinas. Il lunetta Alexinas, 7 minuti e 56 secondi restano da giocare. Alexinas e il lunetta. E corto il tiro, rimbalzo altissimo di Dordei,
costringe ad un nuovo fallo Compagnoni. I tre difensori perugini sono visti sfuggire la palla e Martinez è riuscito a strappare una nuova opportunità dalla lunetta, 1-1. Questa volta lui però realizza il primo tiro libero. Martinez è il primo punto della sua gara. 83 fermi Perugia, 80 Saragozza. 83 a 81, di nuovo due punti di vantaggio per il fermi Perugia, che è sempre in attacco. Lawrence, Dordei, penetrazione di Dordei, conclusione, no, scarica verso Vazzaler, ancora Salvaggi, penetrazione di Salvaggi, questa volta la distanza era quella giusta, di nuovo rimessa 2 fra Dordei e Martinez. Vediamo chi sarà a spuntarla in questa rimessa 2. È la squadra spagnola che però si vede intercettare la palla da Paolo Vazzaler, colto in infrazione di passi. Non è molto d'accordo anche lui in questo caso. 7 minuti e mezzo da giocare, Saragozza in attacco con l'opportunità del canestro della parità. E Capablo che sbaglia il tiro da tre punti, Dordei raccoglie altissimo il rimbalzo, indirizza il contropiede di Lawrence, ancora Lawrence, si ferma Dordei. Lawrence, si gira Lawrence, la sua conclusione è precisa, 21 punti. Il tiro di Lawrence è partito dalla sua posizione preferita. Quando Lawrence spalla canestro, riceve la palla in quel punto del campo, difficilmente si può fare qualcosa per impedire il canestro. Compagnoni cerca il fallo, lo trova molto facilmente. Siamo giunti al quarto fallo anche per lui, 7 minuti e 3 secondi da giocare. Claude Riley è in lunetta per due tiri liberi. E buono il primo, 18 punti per Claude Riley, seconda ed ultima opportunità. Sono pronti al rimbalzo i difensori del Fermi, Alexinas e Martinez per il Saragozza. E Salvaggi, 82-85. Compagnoni, si perde il pallone per strada, lo recupera Salvaggi. Ancora Compagnoni, va il tiro da lontano, logicamente il canestro non c'è. Ancora Lawrence per tre volte, quattro volte di seguito, trova il canestro. 23 punti, 6 minuti e mezzo da giocare, 87 fermi Perugia, 82 Saragozza. È ancora Llorente, c'è un'infrazione di 3 secondi, dice l'arbitro Cagnazzo. Compagnoni è ben felice di rimettere la palla per una nuova azione d'attacco. E Salvaggi che scarica su Vazzaler, ancora Compagnoni che questa volta realizza 2 punti per Compagnoni. Sono iniezioni di fiducia anche per Compagnoni, che senz'altro ha bisogno di credere in se stesso, nel suo potenziale fisico. Vazzaler, ancora un fallo per lui. C'è un fallo a Vazzaler. È il terzo fallo per Paolo Vazzaler. Siamo ancora in lunetta con il numero 5 del Saragozza Capablo. 1-1. E fuori il primo tiro libero, Salvaggi approfitta dell'incomprensione fra tutti gli altri giocatori in campo. Dordei, assist per Lawrence che si gira, è bravissimo, bravissimo. C'è un fallo, il fallo di Alexinas, è il quinto fallo. Alexinas non è molto soddisfatto. Alexinas continua nella polemica, fa male perché senz'altro è stata un'ottima partita la sua, rovinata soltanto da queste intemperanze che continuano anche in questo momento. Alexinas è stato il migliore dei suoi, uno dei migliori dell'intero incontro, ha realizzato 29 punti, è stato molto positivo nel gioco d'attacco, forse un po' troppo falloso, ne sta pagando le conseguenze in questo momento nel gioco difensivo. Lawrence frattanto ha portato a quota 25 il suo bottino personale, a un nuovo tiro libero.
supplementare. Vediamo come andrà in questa occasione. A 5 minuti e 58 secondi dalla fine, Lorenz va a 26, il Fermi Perugia ha 10 punti di vantaggio, 92 Fermi Perugia, 82 Saragozza. Il quintetto perugino sembra aver trovato la strada giusta. Vastoler gli devia sul fondo la palla, Capablo, rimessa ancora in zona d'attacco dall'angolo, si appresta ad effettuarla Emilio Compagnoni con la maglia numero 13, la maglia blu. Dordei, il tiro da tre punti di Dordei. In questi casi forse meglio il silenzio, comunque ci rallegriamo per Dordei. Speriamo che si accontenti di questo splendido risultato. Siamo ancora in avanti, molto bene Dordei, uno dei migliori dell'incontro. Lorenz strappa la palla e ancora Dordei che galvanizzato vede un assist per Paolo Salvaggi. 15 punti di vantaggio per il Fermi Perugia, applausi per tutti, applausi di McGregor, di Giorgio Pilli e di tutti i giocatori della squadra perugina che ora vedete attorno all'allenatore. Un nuovo minuto di sospensione, 5 minuti e 14 secondi da giocare, 97 Fermi Perugia, 82 Saragozza. Forse c'è stato un minuto di sospensione di troppo in quanto il Saragozza aveva esaurito i due a disposizione, comunque anche questo si lascia in certe occasioni. Il Saragozza sembra aver perso la guida con Alexinas che non da solo ma senz'altro per buona parte aveva retto le sorti della squadra spagnola per tutti i 35 minuti in cui era stato in campo, 29 punti per Alexinas. Si riprende, 5 minuti e 14 secondi, ultime mosse tattiche da parte di Manuel Comas, allenatore del Saragozza, che trattiene anche più a lungo del concesso i ragazzi accanto a sé. Riprende il gioco. 97 Fermi Perugia, 82 Saragozza, che ora è in attacco. C'è stato un cambio. È tornato in campo il numero 10 Angel Arcega, c'è un fallo e Paolo Vastoler che viene colto al suo quarto fallo. Uno più uno, il lunetta è il numero 5 Capablo. Claude Riley, due punti per lui, 20 nel totale. E Peppe Barraco è rientrato in campo a sostituire Stan Mayo. Ancora Salvaggi per Barraco, infrazione di 3 secondi di Emilio Compagnoni. 4 minuti e 50 da giocare, 97-84 sempre per il Fermi Perugia. Claude Riley, fallo di Claude Riley e fallo di sfondamento. Riley sorride, dovrebbe essere anche per lui il quarto fallo. Salvaggi rimette la palla per Vastoler, ancora Barraco, Vastoler si supera la metà campo, Salvaggi ancora Vastoler, Lawrence, 4 minuti e mezzo da giocare, 10 secondi per trovare la conclusione dell'azione d'attacco. Barraco, canestro per Barraco, primo canestro per Peppe Barraco, c'è anche un fallo. Un tiro libero supplementare per lui. È buono, anche Barraco è uno dei punti cardine di questa formazione che dovrà far sì che l'ambientamento di tre nuovi già a buon punto si completi nel migliore dei modi. Il tiro da tre punti, quantomeno il tentativo di Llorente, vediamo cos'è successo. E il quinto fallo per Compagnoni. Compagnoni si vede cadere addosso il quinto fallo, esce anche lui, non ha fatto molto, si è dato tanto da fare. Senz'altro dovrà impegnarsi molto in palestra per cercare di dare ancora di più. Le sue potenzialità fisiche senz'altro non le scopriamo noi, sono notevoli. McGregor ha avuto fiducia in lui, avrà fiducia anche per il prossimo anno. Riley frattanto in lunetta, sbaglia.
Lorenz rinuncia nell'impresa di lanciare il contropiede. 4 minuti e 5 secondi da giocare con il Fermi che ha quota 100 contro gli 84 del Saragozza. Silvestrin è tornato in campo a sostituire Emilio Compagnoni. C'è un fallo, Paolo Vazzoler cade a terra. Il fallo è stato commesso da Angel Arcega. 3 minuti e 56, 1 più 1 per Paolo Vazzoler. È buono il primo tiro libero, Vazzoler va a quota 9. Sono 10 punti per Vazzoler, 102 quelli del Fermi Perugia contro 84 del Saragozza che ora in attacco, 18 punti di vantaggio sono senz'altro tanti per il Fermi Perugia che è riuscito a contenere nei limiti leciti il tentativo di rimonta del Saragozza che è coinciso con i primi minuti della ripresa a salvaggi l'onore di portare a 20 i punti di vantaggio. Ancora Vazzoler, il suo tentativo di anticipo viene punito con il quinto fallo. Paolo Vazzoler abbandona il campo, salutato dagli applausi del pubblico, dagli applausi dei suoi compagni che lo accolgono in panchina. Paolo Vazzoler, oltre al suo consueto validissimo lavoro difensivo, ha portato 10 punti come bottino personale dei 104 realizzati fino ad ora dal Fermi Perugia, che a 3 minuti e 23 secondi dal termine dell'incontro ha 20 punti di vantaggio nei confronti del Saragozza, che continua a sommare errori su errori anche dalla lunetta. Barraco con calma porta la palla in zona d'attacco, Lotta ha sostituito Paolo Vazzoler, Silvestrin, Barraco, si cerca il fallo su di lui in tutti i modi, il fallo è di 5 secondi. Ah, non si tratta di fallo, infrazione di 5 secondi, scusate, ma in certe occasioni è difficile giungere alla giusta decisione, oppure quantomeno giusta alla giusta interpretazione. Silvestrin 20 metri con il suo assist per Salvaggi, 8 punti per Paolo Salvaggi, 106 punti per il Fermi Perugia, 2 minuti e 45 secondi, 84 punti per il Saragozza. Claude Rile si gira, Pepe Barraco gli soffia la palla fallosamente. Si va in lunetta di nuovo, 2 minuti e 38 secondi, Claude Riley e in lunetta. E così questa seconda giornata del torneo internazionale di basket in piazza si apre con una vittoria del Fermi Perugia, la prima vittoria della stagione, anche se ci sono ancora da giocare 2 minuti e 38 secondi, sono 22 i punti di vantaggio per il Fermi Perugia, quindi ci azzardiamo in questo pronostico. Reile realizza 21 punti, ora non resta altro che attendere l'esito del secondo incontro, ci potrebbe essere il riscatto delle cantine riunite di Reggio Emilia contro la Chesterfield All Star. E così, se così fosse, tutte e quattro le squadre dopo due giornate di gara si troverebbero a 2 punti. E quindi la giornata di domani sarebbe quella decisiva, con gli incontri che vedranno di fronte il Fermi Perugia alle cantine riunite, un incontro tutto italiano ed un incontro tutto straniero, quello tra il Saragozza e la Chesterfield Basketball Team. 10 punti anche per Salvaggi, 108-87, 2 minuti esatti da giocare. Riley, Salvaggi gli soffia la palla, lasciandola cadere sul fondo, rimessa in zona d'attacco a 2 minuti esatti dalla fine dell'incontro. E il Saragozza che è in possesso di palla, la conclusione di Capablo è fuori misura. Barraco si difende bene, in suo aiuto giunge Lott, Lawrence, Luca Silvestrin, il semigancio è una delle sue specialità. 9 punti per Luca Silvestrin. 1 minuto e mezzo da giocare, 110-87, 23 punti il vantaggio del Fermi Perugia.
è corto il tiro di Mangel Arcega. Lorenz, Salvaggi, Lorenz, la conclusione di Lorenz non trova il canestro. Sorrente pronto a indirizzare la palla verso Clodorile, il canestro è valido, il fallo di Salvaggi che non si è arrestato in tempo. Riley comunque realizza il suo 23esimo punto, 1 minuto e 12 secondi alla fine dell'incontro, con Riley sulla linea di tiro libero, un tiro libero supplementare per lui. Solo Martinez a tentare il rimbalzo, non c'è necessità perché Riley porta 24 il suo bottino personale, 24 punti, 3 punti per Lott. Il tentativo va a buon fine. Ancora un fallo di Barraco su Angel Arcega. E sono 4 i falli di Barraco. E siamo entrati da un secondo nell'ultimo minuto di gioco. 113 istituto Rico Fermi Perugia, 90 Saragozza, diventano 91 con questo tiro libero realizzato da Angel Arcega e al primo punto della serata. Diventano 2 i punti per Angel Arcega. Salvaggi, Pepe Barraco, Lorenz Silvestrin. E anche Silvestrin supera la barriera di 10 punti, giunge a quota 11. Arcega 3 punti, 5 punti per Arcega, il contropiede del Fermi non parte. Ci sono 32 secondi da giocare, 22 a disposizione del Fermi per concludere l'azione d'attacco. Lorenz riceve da Silvestrin, va al tiro, sbaglia questa volta, c'è un fallo e di Davide Lott che si è proiettato a canestro e ora si attraverserà tutto il campo per andare sulla linea di tiro libero in zona d'attacco del Saragozza per un 1-1. Dalla lunetta sarà ancora una volta Claude Riley. 23 secondi da giocare in questo primo incontro della seconda serata del sesto torneo internazionale di basket in piazza Città di Todi. Riley realizza 25 punti. Restano 25, Silvestrin raccoglie il rimbalzo per Salvaggi, 20 secondi da giocare, Pepe Barraco è sotto canestro, evita un po' di difensori, non riesce ad evitare il tentativo falloso di Capablo e di nuovo in lunetta, 16 secondi da giocare, 115 istituto Fermi, 96 per il Saragozza, Barraco in lunetta. Sbaglia il primo tiro libero. Sbaglia anche il secondo, rimessa da lato comunque. 15 secondi. Llorente supera la metà campo, anche lui non ha più nulla da spendere. Tenta da 3 punti, il tiro non arriva, il rimbalzo è di Lotto che le devia verso Barraco. Barraco aspetta la fine, consegna la palla agli ufficiali di campo e la partita termina 115-96 per il Fermi Perugia, che così centra l'obiettivo della sua prima vittoria stagionale. Sarà felice Jim McGregor, felice tutto lo staff, felice anche il presidente Lamberto Fornari. Vediamo velocemente come è andata nei punteggi: 3 punti per Lotto e 10 per Battoler. Nessun punto Quagliatti, che non ha nemmeno fatto il suo ingresso in campo. 10 punti Salvaggio, 26 Lorenz, 2 Manzotti, 17 Dordei, molto buona la sua prova. 11 punti per Silvestrin, 2 punti per Compagnoni, 31 per Meiu, ancora una volta miglior realizzatore della serata, 3 punti per Barraco, mentre Foccià non è entrato in campo. Nelle file spagnole 8 punti per Diaz, 8 punti per Capablo, 11 punti per Fernando Arcega, 6 per Llorente, 25 punti per Riley, 5 per Angel Arcega, Alexines 29 punti, 2 punti Martinez. Termina qui Maurizio Pescari, vi ringrazia e vi ricorda che questa prima partita della seconda giornata del torneo di Todi ha visto la vittoria per 115-96 dell'Istituto Rico Fermi Perugia nei confronti del Saragozza. Maurizio Pescari vi saluta e vi ricorda che le riprese sono state effettuate da Fabrizio Petroselli e Gianluca Cocchieri. L'appuntamento per i telespettatori di Teleditore Fornari e per
domani domenica, quando vi trasmetteremo l'ultimo incontro di questo torneo di Todi. Grazie per la cortese attenzione, a voi tutti buon proseguimento di serata.